bentornati in un nuovo video. Oggi vi preparo una pasta frolla con lo yogurt magro senza il burro e delle decorazioni a tema Halloween. Ci occorrono 300 g di farina integrale, 30 g di semi di chia, 125 g di yogurt bianco magro, 120 g di zucchero di canna, un uovo e un cucchiaino di lievito per dolci. Aggiungiamo il lievito, mescoliamo. Poi mescoliamo l'uovo con lo zucchero e lo versiamo nella farina, mescolando. Aggiungiamo poco per volta lo yogurt magro. Impastiamo con la mano. Raccogliete tutta la farina dal piano lavoro, sempre impastando. Ottenete questa bella palla. L'avvolgete nella pellicola alimentare e la fate riposare 30 minuti anche a temperatura ambiente. Per chi come me non possedesse le formine, ecco, potreste crearle su un foglio di carta come ho fatto io e a mano libera, quindi scusate le imperfezioni. E il bicchiere serve per una formina tonda. Tagliate la pasta, stendetela, uno spessore di circa mezzo centimetro. E adagiando ogni forma sulla pasta, intagliatela e create appunto la forma desiderata. I biscotti vanno cotti in forno statico per circa 10-15 minuti. Non fateli cuocere troppo, altrimenti induriscono. Qui senza forma ho proceduto a mano creando dei salsicciotti per fare le dita delle streghe. Iniziamo a decorare. Pasta di zucchero bianca. Forma tonda. Un goccino di colla alimentare, pasta nera, pupilla. Con il pennarello alimentare rosso creiamo le venature dell'occhio. Procediamo. Pasta nera, la formina da pipistrello, la intagliamo. Poi con della pasta rossa creo gli occhi e con della bianca i due dentini da Dracula. La volta del fantasma, pasta bianca, intaglio, con la pasta nera creo gli occhi a goccina e una bella bocca sorridente, poi con il pennarello scrivo bu. Altra pasta nera, stendo, coppo la bara e poi con della pasta rossa creo una piccola rosa. Pasta grigia per la tomba, un po' di verde per il prato, poi con della nera creo una piccola croce e con il pennarello scrivo riposa in pace. È la volta della zucca, pasta di zucchero arancione, intaglio a mano libera come avete visto, il picciolo verde, il ranuncolo, spero che si chiami così, sempre verde, faccio dei particolari per dare un po' di movimento, diciamo, alla forma e poi creo le classiche decorazioni di, diciamo, della zucca intagliata, gli occhi e la bocca. Ed eccola qui, piccola carrellata. Potete attaccare le decorazioni di zucchero su ogni biscotto, aiutandovi con del miele, delle colle alimentari o della confettura. Questi risultati sono carini ma anche tenebrosi e mi piacciono tantissimo. Spero che la ricetta e il tutorial vi siano stati utili e vi siano piaciuti. Vi saluto, vi abbraccio e vi rimando al prossimo video. Ciao! Se ti è piaciuta la ricetta, metti il pollice in su!